No, oggi era importante la prestazione della squadra, non del singolo, poi alla fine è la prestazione dei singoli che porta al risultato. E io sono a disposizione del mister, come tutti quanti, se ci sono necessità o scelte ci si adatta tranquillamente, l'ho fatto in passato. Ho detto per me è un piacere mettermi a disposizione dei compagni, però ripeto, è la prestazione dei singoli dei singoli che fa la squadra, ma è importante poi quella finale, quella di oggi, che reputo una buona partita da parte di tutti quanti. Ma io penso che alla fine sia da considerare come un bicchiere mezzo pieno, perché ci siamo trovati, come hai detto tu, sotto di 2 gol all'inizio del secondo tempo. Siamo stati bravi, siamo stati tranquilli, concentrati, non ci siamo fatti prendere dal nervosismo, abbiamo tenuto bene il campo. Siamo riusciti a fare il 3-2, secondo me potevamo fare anche il 3-3, se lo meritavamo, però abbiamo giocato in un campo importante contro una squadra di giocatori importanti, categorie, davanti a un bel pubblico. Tutto sommato penso sia stata anche una bella partita. Non ci sono stati episodi di brutti, quindi una partita anche all'insegna di un buon fair play. Però, detto, ripeto, se vogliamo guardare, dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, perché abbiamo un ritorno in casa. E contiamo sul nostro stadio, sulla nostra gente. Siamo soddisfatti a metà, però dobbiamo avere la testa alta, perché abbiamo avuto una grandissima reazione. Io penso che un'altra squadra magari poteva andare in difficoltà. Abbiamo avuto una grandissima reazione, una reazione da squadra, da squadra compatta, da squadra matura. E niente, ci giochiamo tutto fra 7 giorni con la consapevolezza di poter far bene. No, se possiamo fare un invito, il desiderio è quello di avere uno stadio strapieno, perché vogliamo festeggiare qualcosa di importante dopo quest'annata con il pubblico di casa. Non lo diciamo per scaramanzia, però ho detto, quest'anno in casa abbiamo fatto benino, quindi ho detto, contiamo di avere il pubblico delle partite importanti, che ci può dare una mano in più. Oggi abbiamo anche visto, loro hanno finito la partita con 3-4 con i crampi. Noi, nonostante tutto, abbiamo tenuto bene il campo fino alla fine, quindi non vediamo l'ora che arrivi domenica, perché abbiamo una grandissima voglia di riscatto e di regalarci qualcosa di importante.